Ragazzi, ma mi sa che avevo già detto che non faccio sentieri. Poi soprattutto mentre sta piovendo. Eh sì, sta piovendo adesso, non giro neanche la fotocamera perché sono tutto coperto. Ma mannaggia me, perché mi vado a complicare la vita? Ah. Mi sa che una salita così lunga non ho ancora fatto, quindi mi mancava salire a Pieve di Cadore. Adesso, arrivato in piazza, mi fermo. Adesso è quasi tutto coperto dalle nuvole, ma io volevo andare in questa direzione, Passo Mauria, dove ci sono i forni di sopra, e andare verso Tolmezzo. Ma tanti mi hanno consigliato di andare sopra questa, a girare sopra questa montagnina e andare all'indietro, che c'è Sappada, e hanno detto che il paesaggio è molto più bello in quella direzione. Comunque, già bello qua. Ah sì, dimenticavo dirvi che entro stasera, in un paio di ore, dovrei arrivare a fianco a questa montagna qua, Cima d'Ogna, e che ormai è a Auronzo, e mi fermo lì la notte. Quando vi ho indicato quella montagna tutta dritta che volevo andare a girare e andare dietro, ecco, la strada che volevo percorrere è chiuso per frana e quant'altro, quindi la galleria che percorrono le macchine non posso fare. E niente, non aggiro quella montagna che vi ho indicato, ma ci sono dentro, ci sono sopra, e non vado da Sappada, ma sono a, adesso non mi ricordo, nel prossimo video ve lo dirò. È fantastico, c'è un silenzio, si sentono solo gli uccellini, gli animali tutto intorno, e tutto intorno solo montagne, montagne, montagne. Adesso vi faccio vedere un po' meglio, e niente, adesso c'è il tramonto, è spettacolare veramente, e che dire, adesso dormirò qua su questo prato. Mi ospita il signore che ha una falegnameria. Adesso vi faccio il giro da casa. E l'altro lato della montagna ve lo faccio vedere la mattina, quando il sole non ce l'ho contro e si vedrà meglio illuminato. Comunque il signore col pick up, col Volvo, con
bel po' di macchine e ecco qua la casa, che è fantastico, bello, e con questo panorama non potrebbe essere migliore. Adesso questo lato ve lo faccio vedere domani mattina. A Castellarazzo si chiama, se non sbaglio. Adesso ci guarderò meglio. Ah, sì, fantastico. Io pensavo che dormissi in tenda e quant'altro, però ovviamente la casa ha anche una taverna, e questa è la taverna, con tanto di cucina, TV, testa di bisonte o bufalo, testa di bufalo, un cammino che è già acceso per riscaldare, anche se si stava già bene, il divano in cui dormirò è abbastanza lungo, comodo, quindi si sta bene, e un tavolone in cui abbiamo già cenato. Un tavolone da 16-18 persone, è immenso, è veramente immenso, non rende bene, ma è immenso. Ah sì, sulla parete c'è un camoscio, sì. E niente, cioè questa taverna è più grande di casa mia, sì, l'appartamento, vabbè, no, però quasi, dai. Il cammino è il top, però. Ah, dimenticavo, calcetto, biliardino.